Manca solamente una settimana d'Elimination Chamber e quindi penultima puntata di SmackDown prima del premium event che si apre con, ovviamente, la blo... No, scherzavo, solo con Paul Heyman. L'avvocato di Roman Reigns si è presentato per parlare di Semi-Zane. Ha chiesto infatti al pubblico se riescano ad immaginarsi un Semi-Zane campione mondiale al posto di Roman Reigns. Il pubblico lo ha sommerso di cori a favore dell'Underdog from the Underground ed Heyman ha risposto dicendo che. sono solamente degli idioti se pensano che possa accadere una cosa simile. Stupidi quasi quanto Cody Rhodes che l'ha presa sul personale durante l'ultima puntata di Raw. Quelle cinture non sono semplici titoli, quelle cinture sono il sangue che scorre nelle vene della Bloodline. Senza quelle cinture non esisterebbe più la famiglia Samoana e non esisterebbe più Roman Reigns. ed è proprio il number one contender che si è presentato per chiedere il microfono ad Heyman rassicurandolo sul fatto che non gli farà del male il canadese ha detto che è abbastanza ironica questa situazione perché fino a poco tempo fa in questo momento su quel ring ci sarebbero solo Siko e Jimmy Uso pronti a massacrare Sami Zayn ma adesso Paul Heyman è lì da solo, senza bloodline e tutti sanno qual è il motivo i giorni da campione mondiale del Tribal Chief stanno per terminare anche Roman Reigns lo sa perché sta trattando tutti i suoi alleati e la testimonianza di ciò è il trattamento che Roman sta riservando ai suoi compagni. È irascibile, non riesce a gestire Jey Uso e ora ha lasciato qui Poleman da solo. E che sia ben chiara una cosa: Roman Reigns non deve preoccuparsi di Cody Rhodes, perché sarà Sami Zayn a fermarlo ad Elimination Chamber. Mamma mia, questa storyline continua ad infiammare il mondo del pro wrestling e. Purtroppo mancano solo 8 giorni alla sua conclusione, perché non penso che ci sarà altro. E penso che Roman Reigns, dopo Elimination Chamber, si concentrerà in toto su Cody Rhodes. E throw contro Sheamus e Drew McIntyre. Un paio di minuti di match vinto da McIntyre e Sheamus, grazie al brog kick dell'irlandese. E continuiamo il trend degli ottimi ritorni, come quello dell'E che è pure diventata il come stable, credo, ma non gli sta andando benissimo. Post-match, filmato dei Viking Raiders. Che hanno promesso un epilogo alla loro rivalità contro Sheamus e McIntyre settimana prossima. Jimmy Uso è in cerca di Jay, visto che stasera dovranno difendere i titoli di coppia insieme, ma Jay non risponde, non si trova. Karrion Cross ha detto che diventerà il number one contender al titolo intercontinentale dopo aver spappolato Rey Mysterio, ma ci sono altri due performer nel match, vabbè. Lacey Evans contro Cameron Harris, due minuti, Cobra Clutch, tutti a casa olé. <ride> Mi fa ridere ancora questa cosa di Lacey Evans che è tornata, ah, Nuova gimmick, nuovo personaggio, nuova mossa finale... Non l'hanno fatta neanche competere per qualificarsi all'Elimination Chamber. Ottimo. Jimmy, Uso in totale crisi di panico, è alla ricerca del suo gemellino. Poleman, un po' incazzato, gli ha chiesto dove fosse mentre Sammy Zayn si prendeva a gioco di lui e della Bloodline sul ring. Poco fa, Jimmy gli ha detto: Sì, vabbè, lascia stare, mi serve un partner, vieni con me, visto che non c'è neanche solo Sicoa per qualche strano motivo. E ha detto: Ma anche no? E quindi Jimmy gli ha risposto che ha fiducia nel suo fratellino e si presenterà. Sonia Deville è incazzata perché non sarà nell'Elimination Chamber. Chelsea. Green ha interrotto Sonia Deville ed Adam Pierce per chiedere un'opportunità per risultare rilevante nella divisione femminile e Adam Pierce ha detto ma sai che c'è mettetevi in coppia facciamo un bel match match per i titoli di coppia Usos contro Ricochet Jim inizialmente si è presentato da solo ma dal pubblico J. Uso ha fatto il suo ingresso per difendere i titoli di coppia una contesa titolata che ha visto i gemelli riuscire a difendere le proprie cinture in meno di un quarto d'ora match sicuramente divertente che secondo me doveva ruotare un po' di più attorno a questo dramma costruito tra Jimmy, Jay e il resto della Bloodline. Invece è stato un semplice match degli Usos. Hanno vinto perché sono la coppia più credibile della WWE e sono campioni pressoché imbattibili. E nonostante la presenza di Strowman, sono riusciti comunque a metterlo fuori gioco e a schienare Ricochet grazie allo splash di Jay. Comunque incredibile come l'opener sia stato un tag team match. Ci sia stato un tag team match per i titoli di coppia, ci sarà un tag team match femminile. Cosa sta diventando? La WWE, lo show dei tag team? Anche dal lato emotivo in realtà, ok, c'è stata la combo Running Power Slam, più il tuffo di ricochet dalle spalle di Strowman che ha portato al conto di due grazie al salvataggio di Jay su Jimmy, ma per il resto, davvero una contesa abbastanza classica, bella, si poteva fare meglio, secondo me. Jay Uso ha detto poi a Jimmy che proteggerà sempre suo fratello, ma non sa cosa pensare della Bloodline. Jason è poi andato, e poi Lehman si è presentato per chiedere a Jimmy cosa gli abbia detto il gemello. Jimmy gli ha risposto che non gli ha detto nulla, se n'è semplicemente andato. Eman se l'è bevuta e ha detto: Ah, vabbè, ok, se è tutto sotto controllo. Mi sorge un dubbio. Ma Roman Reigns non c'è perché è Roman Reigns? Ma solo Sicoa per quale motivo è assente? Lo hanno detto, lo hanno spiegato. Non mi pare. Natalia si presenta per flexare la sua qualificazione all'Elimination Chamber, dicendo poi che ha rubato il posto di Shayna Baszler perché Shayna è semplicemente una brutta copia di Ronda Rousey. Proprio l'ex fighter UFC si è presentata per attaccare verbalmente Natalia. Ma riecco Ronda Rousey La Rowdy ha prima messo KO Natalia Poi Shotzi ha cercato di salvare la canadese Ma si è beccata anche lei dei sonori schiaffoni Jey Uso nel parcheggio incrocia Sami Zayn Il canadese si è detto grato per quanto fatto alla Royal Rumble Da Jay per essersi fermato durante l'assalto Per essersene andato E sa che la pressione psicologica che può esercitare Roman Reigns Complica davvero l'esistenza di una superstar Si rende conto che la Bloodline sta affondando E Jay non deve andare a fondo con loro Può abbandonare quella nave. Jay gli ha detto di andarsene perché è pericoloso per lui stare lì in giro. Ma prima di farlo, i due si sono scambiati un bel brofist. Ma anche questo segmento è incredibile, ma pazzesco. Veramente stanno costruendo qualcosa di assurdo. Anzi, hanno costruito qualcosa di assurdo. E lei Knight ha detto di non voler più sentir nulla in merito al Peach Black Match e a Bray Wyatt. Lui sarà il futuro e la gente se ne accorgerà. Ok, è ancora vivo. Sonia De Ville e Chelsea Green contro Raquel Rodriguez e Liv Morgan. Match punitivo per le due rompi palle, infatti Adam Pearce le ha ficcate contro le due Face che in meno di 5 minuti hanno sbolognato la pratica. Un match che ha visto ancora la Rodriguez dominare e mi chiedo quando investiranno realmente su di lei per farla ronzare attorno al titolo e quindi spingere veramente sul pedale dell'acceleratore con una ragazza a cui non sembra mancare nulla per stare nei piani alti della divisione FIFA. In un'intervista Charlotte Flair ha parlato di Ria Ripley, non è preoccupata dell'incubo perché l'ha già battuta a Brestelmeagna tre anni fa e anche quest'anno il copione sarà lo stesso. Aaron Cross, Medcap Moss, Rey Mysterio e Santos Escobar nel Fatal 4 Way per il Number One Contender, come detto prima, al titolo di Gunther. Incredibilmente ha vinto l'unico partecipante su cui non avrei scommesso un centesimo. Medcap Moss è il nuovo Number One Contender al titolo del leader dell'Imperium. Non è una barzelletta. Ha vinto veramente Madcap Moss. Forse perché Gunther ha già battuto Rey Mysterio e volevano proteggere Karrion Cross e Santos e Escobar. Devo dire, però, che è stata una scelta abbastanza particolare. Il match è stato discreto in sé. E di fatto, l'ex miglior amico di Baron Corbin ha vinto perché ha rubato lo schienamento a Karrion Cross. Rey Mysterio ha connesso la sua 619. Però, Scarlet ha salvato il suo compagno, che ha poi steso proprio il folletto di San Diego. Madcap Moss ne ha approfittato con un elbow drop dalla terza corda, schienando proprio. Mr. 619. Chiaramente non penso che il fidanzatino di Emma diventerà il nuovo campione intercontinentale, sarà solo uno sparring partner per Gunther, per ingigantire ancora di più il suo status, cementificare questo regno da campione e non potrebbe andare meglio perché dopo la performance della Royal Rumble per me può anche rimanere campione intercontinentale per altri 15 anni. Come detto, una contesa piacevole, quindi recuperatela tranquillamente, anche perché di fatto i quattro performer sono bravi, non c'è nulla da dire, alimenta un pochino la faida da cross contro Mysterio, quello sì. Segmento finale di puntata molto ma molto particolare, perché Poleyman è andato da Jimmy a dirgli che Roman Reigns è orgoglioso di lui, però ha un ordine da parte del Tribal Chief, ovvero settimana prossima dovrà starsene a casa e guardare lo show in TV, perché guardandolo in TV c'è una diversa prospettiva e soprattutto puoi sentire cose che se sei fisicamente presente nell'episodio non potresti sentire. Per esempio, Jimmy che mente a Poleyman dicendo che Jay non gli ha detto niente, quando Jay invece gli ha detto di non essere convinto della Bloodline e la puntata si è conclusa così con Roma Reigns che ha di fatto rotto la quarta parete. No, in realtà non ha rotto la quarta parete, però ha menzionato il fatto che ha visto lo show, quindi le superstar non sono tutte imbecilli che non si accorgono delle telecamere di quanto succede. È stato a casa e ha potuto osservare Jimmy mentire a Paul Heyman. Figata davvero brillante come cosa, almeno non ci prendono per scemi come spesso accade. Quindi che dire di questa puntata di SmackDown? Non male, è servita a costruire l'immediato futuro nel complesso godibile e intrigante per le prossime puntate e per Elimination Chamber, dal vostro CertifiedWay è qui di tutto anche per oggi, grazie mille per essere passati vi invito ad iscrivervi, a lasciare like, a commentare a seguirmi su Instagram e vi saluto con il solito e calorosissimo ciao